Ok, formazione, chi non si forma si ferma, avete lì la mia call to action insieme all'università di Canerino. È fondamentale, io non posso, non ce la faccio più a sentire gli imprenditori che mi dicono: no, ma io su Facebook quella roba lì non ci sto. Peggio per te mi viene a dire, cioè non mi sento neanche di fare una predica a un imprenditore, perché io in 40 anni non l'ho mai usato. Non c'era. E non c'era, infatti. Quindi, se voi prima avevate solo le banche, adesso conoscete anche il crowdfunding, magari la prossima volta verrà fuori un altro strumento. Oh, sono tante frecce che potrete utilizzare per raggiungere l'obiettivo. Perché me la devo pregiudicare per la mia chiusura? Ora, lo posso capire da un imprenditore senior nel passaggio generazionale, ma da uno junior no, dai nuovi entranti no. Non esiste, significa precludersi una fetta di mercato, e se te la precludi vuol dire che perderai quote, probabilmente, e se c'è un'azienda con famiglie, indotto economico, eccetera, stai mettendo a rischio anche quello. Quindi l'importanza della formazione. In questo caso, dai, facciamo un po' di marketing per Unicam, altrimenti non ci danno più la sala. Vabbè, il corso è un corso veramente, cioè, organizzato bene con la professoressa Gentilucci. L'iscrizione è online, si può seguire sia online che magari meglio, così ci conosciamo personalmente, venendo direttamente lì al campus di Camerino. I contenuti quali sono? Conoscere e saper utilizzare i sistemi innovativi di finanziamento per la propria iniziativa. In questo caso approfondiremo non soltanto il crowdfunding, ma anche il modo per attrarre i business angel, che sono una categoria di investitori che hanno un target leggermente più alto dell'euro che vogliamo dare sul crowdfunding, oppure i fondi di venture capital o il private equity, e perché no, la quotazione in borsa. Però ok, per adesso soffermiamoci sui primi due o tre gradini. Più saliamo, più l'importo che potrebbe arrivare dalle nostre strategie è alto. Questa è la proporzione. Individuare sistemi alternativi di raccolta per tutti, piccole e medie imprese, ONLUS, organizzazioni non governative e imprese sociali. È per tutti? Sì, è democratico il crowdfunding. Qual è il problema? Il problema è che ci si vuole approcciare al crowdfunding, perlomeno nella mia esperienza, come se fosse la lotteria, un po' come fanno le persone nel mondo degli investimenti finanziari. Non è così, cioè può capitare il colpo di fortuna. Ora, in quel caso in finanza si chiama overconfidence, sei talmente sicuro di poter rifare un'altra volta un successo che la seconda volta perdi tutto. Ok? Mentre il crowdfunding non è altro che la possibilità di trovare sistemi alternativi e poi vedere quale in questo momento storico fa il caso tuo. Basta. Ma io vorrei fare quello perché mi servono 100.000. Ho capito, ma se la tua struttura, il suo storico, il tuo background, le tue conoscenze non te lo permettono, o deleghi totalmente qualcuno a un consulente esterno, ma non mi propongo neanche, perché dovrei diventare io il sostituto dell'imprenditore, ma non c'ho voglia e non c'ho tempo. Io voglio farti fare quel passaggio ulteriore che è: ho le mie competenze, sono impegnato H24, vogliamo dedicare una mezz'oretta per conoscere una cosa nuova? Se sì, ok. Se invece pensi che con me tu risolvi tutti i problemi e c'hai 200.000 euro il prossimo mese, ci salutiamo qui e magari ci vediamo un corso se ti vuoi formare. Specializzarsi in un ambito estremamente innovativo che sta generando milioni di posti di lavoro nel mondo, anche perché qui in Italia un po' meno ancora, però la figura del fundraiser interno all'azienda comincia a diventare una figura molto molto interessante. Io a molti miei studenti dell'università dico: comincia a pensare come alternativa. Cioè, un conto che, se ci sono studenti, un conto che vado in un'azienda, io so fare questo, questo, questo e quest'altro, e poi so anche trovarti dei finanziamenti. Vedete l'imprenditore dall'altra parte? Come il tuo curriculum diventa molto più interessante rispetto a quello che chiede soltanto un lavoro sicuro, il posto fisso e lo stipendio a fine mese. Giusto? Parlo agli imprenditori, qui ce ne sono tanti. Generare entrate supplementari per la nostra organizzazione grazie al crowdfunding. Ribadisco il concetto di supplementari, quindi non vi dirò mai no banca, no altro, no investitori, semplicemente questo, questo e quest'altro. Questo è fondamentale. Sto parecchio tempo su questa cosa qui, perché non deve essere un adesso ormai il crowdfunding e non faccio altro. No, perché vedremo che una strategia ben implementata non fa altro che darvi garanzie nei confronti degli altri finanziatori.
aggiornare la propria operazione finanziaria, questo parlo soprattutto per quanto riguarda i miei colleghi, consulenti, eccetera, su temi dove obiettivamente non è che lo dico io, lo dice la storia, cioè nel 2011 già in Canada il crowdfunding andava a mille con risultati pazzeschi in termini di billion dollar. Obama, quando è stato eletto, si è finanziato col crowdfunding. Possiamo continuare a ragionare che in Italia non sarà così, ma sarà così. Su questo vi posso dire una garanzia. Quindi, università più impresa, questo è il valore aggiunto che ho voluto dare. Allora, questa poteva essere tranquillamente una presentazione del corso, ma sarebbe stata forse un po' più noiosa, forse un po' più tecnica e forse anche con meno partecipanti, nonostante l'indirizzo, la pioggia, la neve o la bufera. In realtà l'obiettivo è di unire università, l'Università di Camerino, che è una delle più recettive qui a livello marchigiano, con una realtà aziendale. Quindi, oltre a quello che vi dà l'Università di Camerino, lo troverete lì nella vostra cartellina, che sarebbero 4 o 6 crediti formativi, giusto? 4 crediti formativi, quindi praticamente un esame fatto, l'attestato che fa curriculum, 100 ore formazione per i professionisti che devono in qualche modo raggiungere il monte ore di formazione anno. Quello va bene, mi interessa, ma bene per voi, a me un po' meno interessa. A me interessa darvi un supporto sia da un punto di vista di formazione personale, sia da un punto di vista di affiancamento. Quindi, ovviamente, per chi da questo evento o dalle call to action che stiamo facendo tramite Facebook con Luigi Del Zoppo, chi si iscrive avrà ovviamente quella che io considero una cosa imprescindibile in questa prima fase, cioè formazione e affiancamento. In questo caso sia una consulenza, più sia una strategia d'attacco iniziale per capire quali sono le caratteristiche della vostra azienda, come io il primo impatto ti posso dare una mano, e poi anche un affiancamento con una Skype call di un'ora dove mi dite nel dettaglio quello che va, quello che non va, quello che vorreste fare. Ovviamente per me è più facile perché siete già formati, quindi non devo cominciare da zero. Quindi in un'ora possiamo fare tante cose, non vi devo dire la differenza tra crowd equity e crowd cost. Cioè, questo è per me è un vantaggio, semplicemente perché ho di fronte persone pronte a recepire.